Salve a tutti, mi chiamo Gaia Machis e sono una giovanissima pasticcere di appena 22 anni. Mi sono interfacciata a queste due tipologie di corsi perché sono state le risposte alla mia continua domanda: come posso finalizzare, come posso in qualche modo migliorare le tecniche che ho già? Appunto, come ho detto in precedenza, la mia risposta è stata interfacciarmi a queste due tipologie di corsi, perché ho voluto fare questi corsi online. Essendo online, potevo coinvolgere all'interno della mia normale giornata tipo studio, lavoro e ovviamente miglioramento all'interno della mia pasticceria. Oltre a quello, che cosa mi è piaciuto e che cosa mi piace ancora tuttora di queste tipologie di corsi? Di Andrea De Giglio mi piace soprattutto la disponibilità, la professionalità e anche proprio come spiega le ricette, perché appunto all'interno di questo corso potete avere anche la faccia della ricetta per uso laboratorio e anche l'altra faccia per uso casalingo. Quindi questi corsi sono proprio dediti sia a persone che hanno proprio un livello casalingo, ma anche persone che come me sono o agli inizi o che hanno già anni e anni di esperienza all'interno di questo settore. Io ve lo consiglio vivamente queste tipologie di corsi. E spero assolutamente che lo sceglierete, perché corsi così in giro assolutamente non ne trovate. Un'altra chicca di questo corso è che c'è anche diciamo il botta e risposta. Al di sotto di questi video, oltre a trovare le ricette per uso laboratorio e uso casalingo, avete anche una sezione di commenti in cui vi potete interfacciare non solo anche tra voi studenti, ma anche chi avendo anche più diciamo esperienza, quindi o Andrea De Giglio oppure il suo sottoscritto, scusate, o il suo secondo, vi risponde e vi cerca anche di aiutare, quindi c'è proprio una continuità nei dialoghi ed è una cosa fondamentale. Io spero che sceglierete un corso del genere e nel mentre vi saluto e vado a finire i miei dolci in pasticceria. Arrivederci!